Haraka haraka haina baraka. Haraka haraka haina baraka. Non si fa le cose in fretta, non portano mai la benedizione. Quindi ogni cosa alla volta, quindi piano piano. E per questo c'è molto modo di dire in Africa. Africa pole pole, piano piano, non si corre mai, il tempo è infinito. Quindi pole pole, piano piano, haraka haraka, haina baraka. La velocità non porta mai la benedizione, non porta bene, piano piano. Il 7 luglio si celebra la giornata mondiale della lingua Swahili, proclamata dall'UNESCO per la prima volta quest'anno. Il Swahili è una delle più importanti lingue africane, tra le 10 lingue più parlate al mondo, si stima venga parlata da qualcosa come 200 milioni di persone. Fa parte delle lingue bantue, diffuse in gran parte dell'Africa orientale, centrale, ma anche meridionale. Ma è diffusa un po' in tutto il pianeta, grazie ai migranti, alla diaspora africana e soprattutto grazie al fatto che il Swahili storicamente è stata una lingua legata al commercio marittimo. È la lingua nazionale in Tanzania, Kenya, Uganda, Ruanda, è usata come lingua d'affari in Burundi, ha molti parlanti, molti milioni di parlanti nella Repubblica Democratica del Congo. Perché è così importante il riconoscimento che è stato dato dall'UNESCO a questa lingua africana? Ne parliamo con Judith Raymond Mushi, che è di origine tanzaniana e vive e lavora da molti anni in Italia insegnando la lingua Swahili. È importante perché, dico, da sempre c'è stata i francofoni, anglofoni, e poi c'è stata il paese di portoghese, quindi da un secolo continuiamo con la colonizzazione anche della lingua. Quando uno non è libera anche esprimersi proprio con la sua lingua, ancora non è proprio una libertà totale. Sì, è giusto ricordare, Judith, come la gran parte dei paesi africani e decine di milioni di persone ancora oggi utilizzano, diciamo, ogni giorno le lingue, diciamo, degli ex coloni, lingue europee, quando invece esistono e sono diffusissime lingue indigene, native dell'Africa. Stiamo parlando dello Swahili, ma ricordiamo anche l'Amarico, il Berbero, l'Oromo, l'Hausa, l'Ibo, lo Yoruba, per parlare soltanto della Nigeria. E quindi questo riconoscimento dell'UNESCO segna, diciamo, un punto di svolta anche per un riconoscimento delle identità e delle culture africane. Tutti i miei studenti sono studenti di università italiani. La mia, diciamo, l'aula dove insegno io, addirittura ogni volta lo dobbiamo cambiare, perché ce ne sono tanti studenti. Entravano clandestinamente, io va benissimo, perché volevano avvicinare questa lingua, perché il punto è questo: non si può insegnare la cooperazione, è davvero vera, che non insegna neanche la lingua e la cultura di un popolo in quale che andiamo a comunicare con loro. Il Swahili è una lingua facile da imparare. Quali sono, diciamo, le sue caratteristiche fondamentali? Lingua italiana, lingua Swahili hanno una lingua, le sono lingue molto musicali, quindi abbiamo le cose molto comune e poi come si pronuncia, come si scrive, si pronuncia, non abbiamo il maschile e femminile, quindi pensa già per cominciare quanto la facilità. E poi ci sono alcune regole quali che i miei allievi prendono facilmente, insegnando con una creatività, cantando, che si impara molto facilmente. Quindi una lingua molto dolce, musicale, anche facile da imparare, soprattutto agli italiani. C'è Hakuna Matata, molto diffusa. C'è anche Hujambo, che tanti dicono Jambo, però se venite nella lezione imparate che non è Jambo, ma Hujambo. Un saluto bellissimo, in quale si fa la domanda e poi si risponde con la domanda che una jambo, il hu è la hu, la hu è una particella in fissa, proprio fissa per di negazione,
Una jambo, il verbo non hai, il verbo avere, non hai qualcosa che non va tanto bene. Una jambo, io ti risponderò, non ho niente che mi dà fastidio, non ho niente da spiegare. Sina jambo, quindi impariamo da qui. Ho visto che tanti turisti che vanno giù dicono jambo, jambo, non è jambo, jambo, ma hu jambo. E poi cosa mi rispondi? Può fare anche tu, sì jambo, hu jambo. Quanto tempo occorre per imparare, diciamo, a parlare i Swahili? Solo per 20 ore, 20 ore, abbiamo la base della lingua e poi si comincia a costruire. Però col 20 ore uno è pronta per partire con diciamo un bagaglio o un kit perfetto per cominciare a esprimersi come turista, come la prima volta in Africa. Allora Judith, possiamo prenderci l'impegno come rivista Africa di organizzare un corso online con lei dedicato alla lingua Swahili. Lanciamo l'appello, se c'è interesse da parte dei nostri lettori, dei nostri abbonati, beh, fatecelo sapere attraverso i social, sarà nostro interesse, nostra cura proporre eventualmente questo corso online di lingua Swahili dedicato ai viaggiatori, dedicato ai cooperanti, dedicato ai missionari, dedicato a chiunque voglia utilizzare la lingua principe dell'Africa per entrare in relazione con le persone del posto. Asanteni sana, kwaherini. Asanteni sana, kwaherini. Grazie mille e arrivederci. Ci vediamo nel corso di Swahili.